Ragazzi, in questi giorni ho sentito molti lamentarsi delle Clan War League e degli abbinamenti sbagliati. Io stesso nella scorsa Clan War League mi ero un pochettino lamentato della cosa. Anche noi eravamo stati un pochino sfortunati, nonostante ci fossimo comportati abbastanza bene, eravamo arrivati al terzo posto, come vi ricordo, vi avevo anche detto. Eravamo stati un po' sfortunati nell'abbinamento perché avevamo contro più TH12 rispetto a noi. Adesso sto seguendo insieme a altri youtuber con delle live serali come sta andando il clan Warren dei nostri amici Berto ed Elsa e Zenak, eccetera. Vedo che anche loro hanno avuto un pochettino di sfortuna. A questo giro a noi è capitato un po' il contrario. Siamo stati un po' fortunati invece. Nel nostro primo abbinamento avevamo la bellezza di 12 nostri TH12 contro loro che, se non sbaglio, ne avevano addirittura solo 6. Stessa cosa è capitato al secondo giro. Vedete che qua noi ne abbiamo schierati 11 questa volta. Avevamo un pochettino studiato gli avversari e i nostri avversari, poveretti, ne avevano solo 3 addirittura di TH12. Quindi sì, la cosa è confermata. Oltre ad avere un po' di fortuna noi a questo giro, gli abbinamenti sono un pochino sbagliati. Come vi ho provato a dire in live, penso che probabilmente con le prossime edizioni si assesteranno un pochettino di più le cose, si uniformeranno le velocità di crescita dei vari clan, si tenderà ad avere più TH12 perché nel frattempo ovviamente tutti i villaggi che sono quelli di giocatori attivi cercheranno di crescere un pochettino di più, per cui penso che probabilmente le Clan War League successive saranno un po' più carine, un po' più belle. Detto questo, io non mi lamento perché sto facendo un bel po' di risorse. Già al primo giro ho fatto 2 milioni, questo secondo giro altri altrettanti probabilmente, quindi il mio villaggio cresce grazie anche un po' a questa Clan War League. Oggi vi volevo un po' mostrare i due attacchi che ho provato a fare in questa clan, War League. Nel primo attacco che ho sfidato il mio corrispettivo, per adesso ci siamo prefissati di attaccare i nostri corrispettivi, vedremo al prossimo giro come se cambieremo strategia o meno. Vi dicevo, nel primo attacco che ho fatto ho provato a copiare una tattica che vi avevo portato in un recap precedente, ovvero nel recap dell'ultima Hit Top Clash c'era stato un attacco di domatori e ho fatto qualche variante di troppo, probabilmente, perché io i domatori sapete bene che non vado molto d'accordo. Una volta mi piacevano molto, ma utilizzarli col TH12 è un'altra cosa. E ho provato ad attaccare cambiando i domatori con dei minatori. E sono stato forse un pochino troppo prudente perché rispetto all'attacco della Clan War League, della Italy Top Clash, non erano state utilizzate una Queen Walk, io invece ho provato a portarmi dietro dei curatori, quindi ho occupato un po' troppe truppe con questi curatori che sapete bene occupano 12 spazi per preservarmi la regina perché pensavo di essere un pochettino più in pericolo e diciamo che questi 12 spazi hanno influito, se no probabilmente sarebbe stato un attacco migliore. Vedete bene che ho fatto la pulizia con i draghetti e con un paio di mongolfiere per cercare di stanare eventuali trappole. Ho utilizzato bene la furia, la veleno e anche l'abilità del sorvegliante che mi ha preservato un pochino le truppe e con l'assalto sono entrato nel mezzo a fare un po' di pulizia. Il re era full vita. Le truppe del castello sono durate un po' pochino, purtroppo. Forse sarebbe stato meglio portarsi dei giganti. Adesso a pensarci bene, ma ormai avevo pensato in quel modo. La regina ha avuto vita facile, vedete che con i suoi curatori era full vita, ancora la sua abilità e tutto, eccetera. Sono stato un pochino lento probabilmente nella fase successiva, oltre ad aver utilizzato, come dicevo, la Queen Walk, che magari non era necessaria. Ho aspettato un pochino troppo a calare i miei minatori. Vedete che la pulizia della parte iniziale del villaggio, eccetera, è andata più che bene. Ho fatto più del 40% solo con la push iniziale, diciamo così. E se non fosse stato per il tempo, probabilmente sarei riuscito a fare anche un 100%. Purtroppo sono stato lento.
D'altronde sto iniziando a imparare a utilizzare queste tattiche e devo imparare un po' a velocizzarmi nelle cose, non è facile. Sono degli attacchi belli che ho l'occasione di imparare anche andando a fare della community della Italy Top Clash, eccetera, quando organizzano i loro eventi, ma non sono facili da imitare. Ci ho provato, sono abbastanza soddisfatto, anche perché un 75% con la nuova Terza Inferno e la Tornado non è male, però insomma potevo fare meglio. Il secondo attacco sono andato un pochino più su sicuro e ho ottenuto una percentuale maggiore. Ho utilizzato la mia solita tattica che ho portato spesso, quella ovvero dei bocciatori e dei curatori. Ho calato un gruppettino negli angoli, poi forzare con la parte centrale con giganti, macchinari, eccetera. E diciamo che non studiando troppo la tattica, non studiando come affrontare le Terze Inferno con questi quadratoni particolari che lui aveva approntato nel villaggio, direi che è andata anche fin troppo bene, perché sono riuscito a fare un'ottima percentuale. Ho utilizzato bene l'egelo, l'abilità del sorvegliante, eccetera. Ho affrontato bene il suo castello e ho calato anche abbastanza benino l'assalto centrale. Purtroppo ho dovuto calarla un pochino indietro, sennò se fossi riuscito a metterla un attimino più avanti, forse sarei riuscito ad affrontare meglio il resto del villaggio. Mi ha favorito il fatto che avesse un po' questi corridoi e quindi le truppe sono potute avanzare abbastanza discretamente bene. La regina ho dovuto utilizzare l'abilità relativamente presto perché era finita sotto inferno. Quindi, nonostante non abbia studiato più di tanto il villaggio con tattiche particolari, un 89% su questo villaggio non è male. Una tattica così non mi è dispiaciuto, diciamo così. Forse con una giganti bocciatori streghe forse sarebbe andato meglio, però non sono ancora capace di utilizzarla, quindi sono andato un pochettino più sul sicuro. Buona, vi ho mostrato un paio di replay, direi che sono abbastanza interessanti. Vorrei farvi anche vedere i progressi del mio villaggio oggi. Vedete che sono, come vi dicevo, abbastanza pieno di risorse. Ho 9 milioni e passa di oro, 5 milioni e passa di elisir e la mia tesoreria è abbondantemente piena. Fortuna vuole che ho un artefatto, ovvero quello delle costruzioni. Quindi oggi lo sfruttiamo. Quindi, terminiamo il lavoro più lungo che ho a disposizione, Torre dell'Arciere. Lo terminiamo. Voilà, prendiamo le nostre risorse, facciamo due bei pezzettini di muro che posso permettermi di spendere l'elisir, visto che adesso ormai ho terminato il mio sorvegliante, e proseguiamo con le nostre torri archi a questo punto. Ne abbiamo già fatte due, o meglio, una la stiamo facendo, una è già fatta e completata, proseguiamo nel nostro andamento. Quindi 11 milioni, torre archi, voilà. Buona! Come stanno andando le vostre Clamor League? Ho sentito un po' di commenti, ma sono curioso di vedere altre risposte, se possibile. O come stanno andando le vostre giornate? Ho sentito le prime, sentiamo come state proseguendo. Magari siete riusciti a fare delle buone guerre, sono curioso di scoprire un po' i vostri andamenti. Detto questo, spero che il video vi possa essere piaciuto, quindi magari lasciate un like e condividete con qualche amico se possibile. Detto questo, vi saluto. Bye bye!